Il probabile Dio della Bibbia era uno dei tanti, uguali agli altri. Così ci dice la Bibbia. Ma se queste cose, ripeto, se queste cose sono vere, Gesù Cristo di chi è figlio? E se il peccato originale non c'è, Gesù Cristo per che cosa è stato mandato? Per liberare l'uomo dalle conseguenze di una macchia che non esiste? Cioè, bisogna trarre le conseguenze. Ora, nei prossimi anni la Chiesa vedrete che abbandonerà l'Antico Testamento, perché non lo può più sostenere. E quindi tutto verrà puntato sul Nuovo Testamento. Ma il Nuovo Testamento esiste se l'Antico Testamento contiene certe premesse. Perché se non contiene quelle premesse, il Nuovo Testamento non esiste. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Se non c'è il Dio Padre, non c'è il peccato originale, Gesù Cristo non ha motivo di... Il Gesù Cristo inventato dalla teologia non ha motivo di esistere. Altra cosa è la probabile figura storica di Yeshua ben Yosef, che è un'altra roba. Che è un'altra roba. Ma la figura cristica della teologia perde completamente ogni... perde sia il mandante che il movente, tanto per intenderci. Ma che cosa pensavano i cristiani all'inizio di Gesù Cristo? Sentite cosa dice Celso. È vero, lui è stato considerato come dire, un eretico, no? Quindi messo fuori da... Siamo nel secondo secolo d.C. e lui, nelle sue confutazioni ai cristiani, scrive, siamo nella sua opera Il discorso vero, capitolo quinto. Ora, è stato lui il primo e l'unico a venire qua giù? O ne sono venuti in precedenza anche altri. Se intendono, e qui si riferisce ai cristiani, affermare che è l'unico, lì si può cogliere in flagrante menzogna e in contraddizione. Essi affermano infatti che ne sono venuti spesso anche altri, persino in numero di 60 o 70 alla volta. Cioè Celso ci dice che i cristiani dicevano che di individui come lui ne sono venuti anche a gruppi di 60-70 alla volta. E dicono anche che sulla sua stessa tomba venne un messaggero, o secondo un'altra versione ne vennero due, e risposero alle donne che lui non c'era più. Il figlio di Dio, a quanto pare, non riuscì ad aprire da solo la tomba, ma ebbe bisogno di un altro che smuovesse la pietra. E un altro si presentò ancora al carpentiere per la gravidanza di Maria, e poi qui vi racconto qualcosetta, e un altro ancora per farli fuggire in Egitto. Egli quindi è ben lungi dall'essere il solo di cui si narri che è venuto a visitare il genere umano. E uno dice, vabbè, ma Celso è un eretico. E allora leggiamo Giustino Martire, santo. Padre della Chiesa. Lui scrive all'imperatore Antonino Pio nella sua apologia e lui scrive per difendere i cristiani e gli dice: Ma perché ve la prendete tanto con noi? Il nostro, quello in cui crediamo noi, è come i vostri. Voi sapete infatti di quanti figli di Zeus parlino gli scrittori onorati da voi, Ermete, che è il logos interpretativo, Asclepio che guariva, Eracle, Dioniso. Ma se poi qualcuno ci rimproverasse il fatto che egli fu crocifisso, ma anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima. Cioè il nostro è uguale ai vostri. Ma perché ve la prendete con noi? Giustino Martire, santo, padre della Chiesa. Il nostro Gesù è uguale ai vostri. Perché ci perseguitate? Capite? Poi a noi è arrivato il cristianesimo dopo il concilio di Nicea e di Costantinopoli, quindi noi abbiamo il credo niceno-costantinopolitano che ha codificato il tutto e tutta questa roba qui è bene non parlarne, però c'è. E questo è un santo, padre della Chiesa. Il nostro è uguale ai vostri. I cristiani dicono che ne sono venuti in gruppi di 60-70. Il nostro è come i vostri. Perché ve la prendete con noi?
Abbiamo detto prima di Daniele che viene visitato da Gabriele, ricordate? Che arriva essendo molto stanco. E dice, vidi arrivare un Ish, cioè un individuo maschio. Gabriele va a visitare. Prima Elisabetta, la madre di Giovanni, e lei rimane incinta e nasce Giovanni. Poi va a visitare Maria e lei rimane incinta senza conoscere uomo. Gabriele non è il nome di un individuo. Gabriel in ebraico è quello che si dice lo stato costrutto, cioè una particolare forma grammaticale che vuol dire il gever di un El, cioè uno che esercita il potere per conto di un El. La potenza di un El. Quindi la potenza di un El visita Maria e lei rimane incinta senza conoscere uomo. I testi coevi a quelli, diciamo, canonici dei Vangeli, dove si racconta dei dubbi di Giuseppe che temeva che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Di questa roba qui nei testi canonici ovviamente non c'è traccia, perché lì deve essere lo Spirito Santo che arriva, fa quello che deve fare e a Giuseppe va tutto bene. No, no. Giuseppe aveva fortissimi dubbi che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Tant'è che, allora, nel libro sesto della Genesi si dice che a un certo punto i figli degli Elohim videro che le femmine Adam erano tovot, cioè erano appetibili, belle, adatte a, si unirono con loro e fecero dei figli. Quindi i figli degli Elohim, maschi, si uniscono con le femmine Adam e fanno dei figli, che sono chiamati Giborim. E nella Bibbia c'è scritto, sentite che bello, per chi ha studiato un po' di storia greca, mitologia greca, sentite che bello, questi Giborim, vi ricordate, non so, Ercole, Eracle, Achille, cioè gli eroi dell'antichità che erano tutti figli mezzo sangue, no? Figli di uno di loro e di una di noi, o viceversa, di una di loro e di uno di noi. E sono i grandi eroi dell'antichità, no? Allora, i figli degli Elohim si uniscono con le femmine Adam, e nella Bibbia c'è scritto che nascono i Giborim, cioè uomini famosi, sono questi i famosi eroi dell'antichità. Non è traduzione mia. Noi togliamo questa frase di qui, la mettiamo in Esiodo, Omero, dove volete, e non dobbiamo cambiare nulla. Sono questi i famosi eroi dell'antichità, i mezzosangue. E loro sceglievano quelle tovot, cioè quelle belle. Gabriele arriva da Maria e le dice caire che caritomene in greco. Che caritomene viene tradotto, cioè caire che caritomene viene tradotto col normale saluto, gioisci, salve, piena di grazia, intesa come piena di grazia divina. No, il verbo carito significa essere graziosi, nel senso di essere belli fisicamente. Che caritomene è l'aggettivo che deriva dal perfetto medio passivo del verbo carito, che vuol dire gioisci tu che ti sei fatta bella. Tipo ciao bella gnocca. Nel senso, abbiamo scelto te per fare quello che dobbiamo fare. Abbiamo scelto te. Quindi gioisci tu che ti sei fatta bella. Capite? E Giuseppe ha il timore che lei si sia stata ingannata da uno che si è fatto passare per un altro. E se voi leggete gli studi del gesuita Danielou, accademico di Francia, quindi non... Lui dice chiaramente che la figura dello Spirito Santo non è altro che la trasposizione in chiave cristiana del Gabriele antico testamentario. Quindi lo Spirito Santo che copre Maria è Gabriele che copre Maria. E lei rimane incinta senza conoscere uomo. Con ogni probabilità lo Spirito Santo è entrato dal solito posto. Studio del gesuita Danielou, accademico di Francia. Capite? È uno studio molto articolato, che parte dalla Apocalisse di Isaia, eccetera, per venire avanti, dove lui documenta che sempre Spirito Santo non è altro che la trasposizione in chiave cristiana della figura del Gabriele antico testamentario, che è un Ish, cioè un individuo maschio. Quindi questa storia forse va tutta riscritta.
tutta riscritta. Ci vorrà del tempo, ma pian pianino magari qualcuno ce la farà nei prossimi decenni. Ma questo viene fuori, e ripeto, non a caso vi ho letto Giustino Martire, quando dice: ma il nostro è come i vostri, quindi perché ve la prendete con noi? Il nostro è come il vostro Hermes, è come il vostro Dioniso, è come il vostro Eracle. Che differenza c'è? Difatti non c'è differenza. Se lui, se, perché ripeto, io non ho mai verità, io non ho scoperto nulla. Io viaggio per ipotesi, e viaggio semplicemente per ipotesi che si presentano con la caratteristica dell'essere secondo buonsenso, cioè nell'essere coerenti in sé. Questo è già, secondo me, importantissimo. Perché se noi prendiamo le descrizioni della teologia, quelle non sono neppure coerenti in sé, no? Perché non trovano mai rispondenza nei testi. Allora lui dice: è come i vostri. E se lui è effettivamente figlio di un intervento di quelli lì, è esattamente come i loro. È esattamente come il loro mezzosangue, uguale. C'è nessuna differenza. Quindi questo, non so se è vero, ma ha senso. Ha senso. Cioè, è elemento su cui riflettere, non cosa a cui credere. Credere è un'altra roba, non mi appartiene nel modo più assoluto, e quindi non voglio neanche che appartenga a chi ascolta le cose che dico. Cioè, non voglio, scusate, non posso permettermi di, ma nei confronti delle cose che dico. Cioè, non bisogna credere. Se qualcuno le ritiene utili, le usa per farci i suoi ragionamenti, altrimenti le buttate nel cestino, non c'è assolutamente nessun problema. Nel senso che, appunto, io non faccio altro che leggere. Faccio veramente questo lavoro un po' da stupido, non faccio altro che leggere quello che c'è scritto. Nella nuova edizione della Nuova Enciclopedia Cattolica, volume 12, parlando di Gesù Cristo, si dice: il presupposto è specifico. Il presupposto è che Dio ha resuscitato Gesù di Nazareth, che fu crocifisso, morì e fu sepolto, come un sedizioso sotto Ponzio Pilato, e si manifestò poi come il salvifico Signore. L'ipotesi è di per sé storicamente indimostrabile. Solo il contesto, la crocifissione di Gesù per motivi di sedizione, è oggetto di valutazione storica. Non di dimostrazione, di valutazione. I racconti della resurrezione non contengono elementi che possono costituire oggetto di una ricerca storica. Si tratta di dichiarazioni teologiche. Ma questo è evidente. Questo è evidente. È bello leggerlo nelle ultime edizioni dell'Enciclopedia Cattolica, perché vuol dire che, insomma, stanno cominciando a raccontarci delle cose. Capite?